Primo e Maria erano due giovani ardimentosi. Quando dovettero prendere la decisione di vedersi da soli, la presero. Lei viveva ancora con i genitori, lui con la madre, il padre era morto sul calcolo dei decimali del 3,14. Stabilirono che quella notte Primo avrebbe tirato sassolini alla finestra di lei, distogliendola dal sonno. Maria avrebbe allora aperto silenziosamente la porta, facendolo entrare di soppiatto in casa. Dopo averlo minuziosamente fatto annusare dal cane, l'avrebbe condotto in camera sua e una volta lì si sarebbero spogliati, al buio, e infilati sotto le coperte, da sempre il migliore nascondiglio di tutti gli amanti. A quel punto si sarebbero amati per la prima volta e per la prima volta Primo avrebbe concluso che la cosa più improbabile di questo mondo può essere piacevolmente possibile, data la complicità di due esseri umani come imprescindibile condizione. Dirigendosi quella notte verso l'abitazione di Maria, situata a pochi passi dal complesso scolastico, Primo pensò a cosa fare per rendere naturale un atto che lo è già, senza bisogno di complicati artefatti. Pensò all'orgasmo vaginale e a quello clitorideo e al fantomatico punto G, dalle improbabili coordinate. E lui, come si sarebbe comportato? Avrebbe fatto il bravo o, preso dalla paura, si sarebbe curvato su se stesso, perdendo ogni smalto e vigore? Primo, come altri prima di lui, si stava riempiendo il cervello di cose che non toccano le donne, perlomeno non in questi termini. Gli sarebbe bastato presentarsi a Maria così com'era, fragile e complicato, l'impresa più difficile. Lei avrebbe gradito e compreso e conseguentemente semplificato. Arrivato nei pressi delle scuole, Primo individuò la casa di Maria e la sua camera con la finestra che sorrideva, iniziando a bersagliarla con piccoli sassi. Lei era immersa in un sonno profondo, sognando di far felice il suo primo con le poche cose che aveva, semplici e nello stesso tempo complicate. Per questo motivo continuò a dormire, nonostante i sassi di Primo aumentassero via via di diametro, cominciando a insospettire qualche vicino dal sonno leggero.